Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video recensione. Era già un po' che non facevo un video di questo tipo, per il semplice fatto che ultimamente la mia attività di lettura è un po' rallentata e quindi non avevo libri di cui parlare. Però adesso ho finito un libro che si intitola La Devota. L'autrice è Cathy Zhan, non so se si pronuncia così, però vabbè, perdonatemi se ho sbagliato la pronuncia. Comunque il titolo è La Devota. È un libro di cui io avevo, diciamo, parlato, nel senso che ve lo avevo un po' accennato in uno dei video che faccio tutti i mesi quando vi presento alcune delle novità editoriali che potremmo appunto trovare in libreria. Avevo citato anche questo libro, poi avevo deciso in realtà di non comprarlo, però il destino mi ha avvicinata lo stesso al libro perché l'ho visto in casa di mia suocera, quindi a questo punto ho detto vabbè, ho chiesto se me lo poteva prestare. Perché in qualche modo comunque ero abbastanza incuriosita dalla trama. Però devo dire la verità e non mi è piaciuto il modo in cui l'autrice ha sviluppato la storia. Però andiamo con ordine. Intanto è la storia di Julie e Cora, che sono due donne che hanno due vite completamente diverse. Julie è una ragazza giovane, molto bella, con un futuro promettente, ha una bella famiglia. Scrivendo la tesi di laurea, perché comunque è vicina appunto al suo obiettivo che è quello della laurea, e insomma va tutto bene, ha una bella vita, ma una sera mentre è in stazione che aspetta il treno viene rapita, viene messa su un camion e viene portata via. Qui, quando arriva a destinazione in un casale di campagna molto isolato, troverà Cora, che è una donna che ha appunto una vita completamente diversa dalla sua, intanto perché in gioventù ha avuto un sacco di difficoltà, è cresciuta con un padre violento, sempre ubriaco, un padre che comunque la faceva vivere nella roulotte e la costringeva a spostarsi praticamente molto di frequente, infatti non aveva mai una casa stabile, un posto stabile perché si spostavano spesso. E una serie di esperienze molto negative con dei suoi coetanei quando era adolescente. Quindi una vita assolutamente difficile. Poi ha incontrato un uomo che le ha fatto letteralmente il lavaggio del cervello, era un uomo che frequentava delle sette, anche un uomo con dei disturbi mentali abbastanza importanti perché ogni tanto aveva delle visioni, era convinto di vedere delle cose che in realtà non c'erano, si era messo in testa delle cose assolutamente assurde, ma aveva trascinato con sé questa donna, quindi l'aveva sposata e l'aveva trascinata in questa sua vita, in questa visione della vita abbastanza strampalata. Quest'uomo frequentava anche delle sette, quindi comunque aveva anche un'idea, queste pseudo idee religiose un po' strane che in qualche modo condizionavano un po' la vita di tutti i giorni di questa coppia. Quando Julie, che è la ragazza che è stata rapita, arriva appunto a destinazione, trova Cora, che è una donna che ha avuto queste esperienze di vita e che è assolutamente devota, da qui il titolo, al marito, perché lei comunque fa tutto quello che il marito le chiede, quindi obbedisce proprio come un burattino. Il marito ha deciso di rapire questa ragazza perché si era messo in testa, secondo una delle sue strampalate visioni pseudo-religiose, che con questa ragazza avrebbe dovuto formare una divina famiglia. Quindi la sua idea era mettere incinta questa ragazza, avere da lei un figlio per poter avere con la moglie una famiglia divina. E quindi diciamo che comincia questa opera di, insomma, di follia. Julie e Cora si ritrovano in un certo senso prigioniere dello stesso uomo nella stessa casa, ma in modo diverso, perché comunque questa donna, Cora, che fa tutto quello che dice il marito, in realtà, insomma, con Julie, che è la ragazza rapita, non è così buona, così gentile, quindi non sono proprio complici in realtà, perché Julie ne è anche molto spaventata in realtà da questa donna, quindi la trattano abbastanza male, la chiudono in una stanza, che non è assolutamente pulita, le danno da mangiare delle cose che assolutamente non sono, per niente curate, quindi la trattano proprio come se fosse un animale in realtà, quindi la trattano proprio male. Però Julie, cerca in qualche modo di instaurare con Cora una sorta di rapporto, che possa in qualche modo essere, favorevole alla sua fuga, quindi cerca di escogitare dei piani, quindi cerca di entrare un po' in relazione con questa donna.
E un pochino devo dire che ci riesce, perché comunque un pochino riesce a fare breccia nel cuore della donna, riesce quantomeno a metterle dei dubbi. E quindi ogni tanto Cora ha dei momenti in cui abbassa leggermente la guardia. Quindi tra di loro si instaura una relazione veramente particolare, veramente strana. Non ci sarà mai fiducia reciproca perché non si fideranno mai realmente una dell'altra, ma in qualche modo una relazione particolare la instaurano. Però non vi dico altro perché poi altrimenti parlo troppo, però devo dire che anche se l'idea è carina, perché la storia secondo me può essere anche carina, ma è stata sviluppata in un modo che a me non ha assolutamente appassionato. Quindi diciamo che mi è anche piaciuta la storia, ma non mi è piaciuto lo sviluppo che l'autrice ha dato alla storia. Quindi l'ho trovato un libro alla fine non dico noioso, perché poi è scritto anche in maniera scorrevole, però l'ho trovato senza sostanza, non so, alla fine non mi è piaciuto, non vi so neanche dire una motivazione precisa, non mi ha presa, è una storia che non mi ha presa, non mi ha coinvolta. Quindi a un certo punto non vedevo l'ora di finire questo libro. Mi sono anche ritrovata mentre leggevo a saltare addirittura qualche riga, che è una cosa che io facevo solo ed esclusivamente a scuola quando dovevo studiare delle cose che non mi piacevano, magari saltavo dei pezzi. Ecco, in questo caso, soprattutto verso la fine, quando capivo più o meno cosa stava succedendo, mi sono ritrovata addirittura a saltare delle righe per andare avanti, perché proprio non mi ha presa, non mi ha coinvolta, non mi è piaciuto, però ovviamente questa è solo ed esclusivamente la mia opinione, perché magari voi lo leggete e a voi piace. Quindi io non me la sento di sconsigliarlo in modo assoluto, perché non ha rispecchiato i miei gusti, non è piaciuto a me, ma non è detto che non piacerà a voi. Quindi se la trama vi ispira, leggetelo, dategli una possibilità, perché magari invece a voi piace, quindi assolutamente. Fatemi sapere nei commenti se lo avete letto e cosa ne pensate. Io, come al solito, vi lascio il link del libro in info box qualora vi interessasse. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.